Amiche ed amici di Animanga.it, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con il nostro canale. Io sono il vostro amico Akumetsu e quest'oggi apriamo la consueta rubrica Planet Manga per presentarvi un titolo intrigante anche se con delle controindicazioni. Quest'oggi vogliamo parlarvi di Murciélago di Yoshimura Kana, che vi mostriamo sia nella sua edizione standard ma anche con la sua versione con cover variant realizzata dal grandissimo fumettista che disegna per Marvel, Andrea Sorrentino. Questa serie è pubblicata in patria dalla Square Enix già dal 2014, mentre in Italia la Planet lo presenta con un'edizione standard con cadenza bimestrale. Una serie che, mostrandovi il volume in essere, è leggermente più grande rispetto agli standard Planet. Ha comunque una rilegatura eccellente, la copertina è rigida quanto basta, il volume può essere sollecitato senza perdere la propria compattezza, le pagine sono anche piacevoli da sfogliare e sono anche leggermente superiori rispetto agli standard, appunto dell'edizione standard, scusate il gioco di parole. Tutto questo alla cifra di 4,50€, una cifra che riteniamo assolutamente giusta per questo tipo di volume. Passiamo adesso alla trama, una trama che ci conduce nella vita di Kuroko Komori, una pluriomicida seriale che viene ingaggiata dal governo per eliminare quegli obiettivi, quelle persone che non possono più essere riabilitate o limitate dal sistema giuridico nazionale. In pratica può sfruttare liberamente le sue doti naturali innate per uccidere le persone, ovviamente unicamente per gli obiettivi selezionati e che le vengono sottoposti dal governo. Per quanto sia limitante per certi versi, è altrettanto vero che questa condizione di vita permette a Kuroko di avere un tetto sopra la testa, di essere indipendente economicamente, ma soprattutto di essere libera di girare per le strade e di sfogare anche il suo animo perverso e maniaco, che le consente quindi di cercare di conquistare qualsiasi bella ragazza lei si trovi davanti per strada. Kuroko però non lavora da sola, ma si accompagna sempre della sua infallibile assistente Hinako, precisa, meticolosa, forse un po' ingenua e svampita fuori dal lavoro, ma diventa un vero e proprio genio quando si mette alla guida di un'auto. Infatti ha la capacità di poter mappare il territorio circostante e poter creare una vera e propria mappa mentale sfrutta per poter girare anche nei vicoli più stretti, per poter quindi sfruttare appieno il potenziale omicida di Kuroko. Un'accoppiata stramba e divertente che però perpetra l'omicidio. Amici, inizio subito col dirvi che questa serie non è adatta ad un pubblico troppo giovane e o comunque non abituato a scene sanguinarie e macabre. Troverete infatti pagine con spargimenti di sangue, corpi smembrati e mutilati, ma anche scene di sesso esplicito, partendo ovviamente dal presupposto che la protagonista è una pluriomicida seriale che si occupa dell'eliminazione di individui ancora più pericolosi di lei, se possibile. Fatta questa doverosa premessa, però, è altrettanto vero che questa serie è molto intrigante e soprattutto riuscirà a trascinarvi in un gorgo d'azione intervallato unicamente da momenti di estrema ilarità e di divertimento. La protagonista è davvero molto ben caratterizzata, è un personaggio sui generis, senza voler esaltare le sue doti, le sue capacità di omicida, è altrettanto vero che le sue capacità induttivo-deduttive sono davvero uniche. A seconda dell'avversario che si trova davanti, a seconda della situazione nella quale si trova, riesce ad adattare il suo stile all'avversario e quindi a trovare sempre il sistema più adatto, più congeniale per eliminare l'avversario che si trova di fronte. Una delle pecche di questa serie è forse il disegno, molto altalenante, particolare, altalenante tra le scene macabre e uno stile super default, a volte nella stessa tavola, che personalmente, ribadisco, personalmente non mi è piaciuto particolarmente. Superati i suoi punti critici, Murciélago è una serie pronta a sorprendervi, sicuramente diversa rispetto a tutti gli altri titoli che troverete in circolazione.
Ricapitolando, Murcielago di Yoshi Murakana, serie pubblicata in edizione standard con cadenza bimestrale alla cifra di 4,50€, primo volume disponibile anche con cover variant disegnata da Andrea Sorrentino alla cifra di 5€. Come sempre amici, ci auguriamo di aver realizzato un video che vi sia piaciuto, qualora sia stato così mettete un bel mi piace, ma soprattutto speriamo di avervi dato la voglia di fiondarvi nella fumetteria a voi più vicina per reperire il primo volume di Murcielago. Come sempre vi invitiamo a partecipare attivamente alla vita del nostro progetto iniziando a commentare sotto questo video, passando poi a tutti quanti gli altri presenti sul canale di animemanga.it per farci sapere la vostra opinione, che per noi è fondamentale, il nucleo, il cuore del nostro progetto. Siate e siete i protagonisti di animemanga.it. Detto questo amici, è veramente tutto, un saluto e un ringraziamento sentito dal vostro amico Comezzo.